Eccoci qua, buonasera amici e amiche, ci troviamo in Viale Marconi qui a Napoli, davanti alla sede RAI, ci sta qualche collega amico giornalista che sta uscendo dal servizio, buonasera, sono presenti, c'è una bella rappresentanza di Vigili del Fuoco, motivazione per la quale stasera siete qua e da dove venite? Da Cuneo, Fisi Sindacato Generale difende la libertà di scelta. Fisi Vigili del Fuoco ha voluto proclamare uno sciopero della fame per dare forza a questa protesta contro l'uso del Green Pass, che è uno strumento di controllo, tant'è che del Ministero... Coercitivo, mi diceva prima. Coercitivo, perché si può tenere a fronte di trattamenti sanitari che non possono essere obbligatori, possono solo essere una libera scelta. Una domanda ancora, prima di chiudere con lei, volevo chiedere, è una manifestazione che parte insieme ad altre città italiane, non è unica qui a Napoli, giusto? No, il presidio parte a Napoli perché abbiamo voluto contare proprio sulla città di Napoli per stimolare l'unione a noi di altre divise, tutti i cittadini, per dare un segnale forte a questo governo. Perfetto, ci stanno anche rappresentanze dell'OSA, ci riserviamo il segretario Ciro Silvestri per chiudere il servizio. Motivazione? Beh, evidentemente non vogliamo l'obbligo vaccinale, vogliamo l'abolizione assoluta del Green Pass in quanto strumento atto al controllo, poiché è messo dal Ministero delle Finanze, e per chiudere mette la ciliegina sulla torta, Draghi e tutto lo scenario politico italiano si devono dimettere immediatamente in quanto nemici del popolo italiano. Questo è l'inizio di un lungo sciopero della fame, presumo? Assolutamente sì. Segretario, buonasera a lei, Ciro Silvestri, a confortare chiaramente in rappresentanza della Segreteria Nazionale di Fisi, una mossa dolorosa ma importante. Importante perché lo abbiamo già fatto in occasione dell'introduzione dell'obbligo, manifestando la nostra solidarietà alla Polizia di Stato, alla Questura di Napoli. Oggi siamo qua assieme ai Vigili del Fuoco a testimoniare la nostra vicinanza e a tentare di dare voce a chi purtroppo non ha più voce. Purtroppo questo scellerato governo si è dimenticato che per la fedeltà alla Costituzione di tanti operatori non hanno neanche più la possibilità di poter manifestare liberamente il proprio dissenso. Pena poi, come dire, la sospensione dal servizio, e comunque la sospensione arriverà lo stesso perché magari non si sottopongono ad un obbligo. L'obbligo in uno Stato che ha la certezza di diritti e di doveri è una parola che non dovrebbe neanche esistere, perché abbiamo strumenti sufficienti per garantire la salute di tutti senza passare attraverso nessun tipo di obbligo sanitario. Perfetto, noi facciamo un grosso in bocca al lupo a voi, vedo che sono presenti anche ingenti forze dell'ordine. Giusto, gli amici Vigili del Fuoco hanno deciso di venire oggi a Napoli ben consapevoli della grande umanità del popolo napoletano, quindi sono proprio a lanciare un appello agli amici napoletani di dimostrare tutta la loro vicinanza e tutta la solidarietà. Noi ci associamo a questo appello anche come testata giornalistica, ma anche come testata televisiva. Sicuramente daremo ampio spazio a questo importante, veramente importante evento, perché a parte condizioni avverse veramente catastrofiche, questi signori vengono da Cuneo a dare anche un pochino di, come dire, di lezione di senso civico. Di senso civico, ma anche una battaglia veramente molto sentita. Io concludo perché effettivamente le condizioni meteo sono avverse. Ultimo saluto al Palazzo Rai, che è muto e sordo, non si affaccia nessuno, nessuno è sceso neanche a tentare di capire perché siete oggi qua. Oggi sono venuti per un servizio che è passato per pochi secondi in televisione, ma soltanto con le immagini, senza dare un senso all'azione che questi lavoratori stanno compiendo. Ci penseremo noi.